Mi manca la quotidianità, mi manca andare al campo, salutare il magazziniere, prendere un caffè con loro, andare negli spogliatoi, dire due cavolate, poi andare in campo e allenarci al massimo, fare la partitella alla fine, rosicare chi perde. Queste cose mancano. Alessandro Longhi non si nasconde all'esperto difensore dell'Audace Cerignola, 31 anni e quasi 250 presenze tra A e B con Sassuolo, Brescia, Pisa e Padova, il rettangolo verde manca tanto. Arrivato in rosa a stagione in corso, il centrale nato a Desenzano del Garda risponde dalla sua Salò alle domande sull'account social del club gialloblu. Alla sospensione forzata del campionato di Serie D, il Cerignola ci è arrivato in quarta posizione con 49 punti, a meno 6 dalla vetta del girone H occupata dal Bitonto. Arrivo in panchina del nuovo allenatore Vincenzo Feola, però gli Ofantini sarebbero primi, merito di un gruppo solido. Anche in questi giorni qua che siamo a casa si vede che siamo un gruppo unito perché si scrive sulle chat tutti in vedere, leggere messaggi, quindi siamo uniti, tutti abbiamo voglia di rientrare. Stavamo facendo anche, a parte l'ultima partita, dei grandi risultati, eravamo tutti sul pezzo, ci credevamo tutti dal primo all'ultimo. Alla prima tappa in Serie D, la sua è stata una sfida personale. Longhi riavvolge il nastro del campionato, suo e dell'Audace, con un gol ritrovato a inizio dicembre sul campo dell'Agropoli. L'ultimo l'aveva segnato in A contro la Sampdoria. E tra top e flop, quanto a partite disputate. Partita più bella, diciamo, quella lì che siamo riusciti a vincere con un gol mio su un campo brutto. Partita brutta. L'ultimo gol lo avevi segnato alla Sampdoria, quindi ci sta, insomma, Partita dimenticarlo. l'ultima che abbiamo fatto. A ballo della Lucania. Sì, che su un campo brutto e sotto di due gol. Io alla fine potevo fare anche il gol del pareggio e non l'ho fatto. A Cerignola ha ritrovato Gianluca Sansone, suo compagno di squadra ai tempi del Sassuolo, e anche la voglia di scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Longhi non lo nasconde, e pur se ancora molto lontana, vede in fondo al tunnel la luce del terreno di gioco, perché la promozione, in fondo, non è scomparsa del tutto dai pensieri calcistici del Cerignola. Mancano solamente 8 partite, quindi si spera di riuscire a finire questo campionato, di tornare tutti su quel rettangolo verde e a giocarcela fino alla fine. Speriamo.